Allora, buonasera a tutti. Scusateci innanzitutto per il ritardo, abbiamo avuto un attimo di problemi e abbiamo saputo all'ultimo momento che il dottor Marcarne della Camera di Commercio purtroppo non può raggiungerci, per cui abbiamo dovuto chiedere al nostro relatore di poter venire prima per poter parlare con voi. Innanzitutto volevo un attimo parlare di questa iniziativa che come Legambiente stiamo portando avanti. Abbiamo organizzato, grazie al Laboratorio Dal Basso della Regione Puglia, questo corso formativo diviso in 4 giornate, nelle quali andremo a dare un'idea, ovviamente, perché il tempo è poco, di che cosa può essere la green economy e come si possa sfruttare. L'idea di Legambiente è questa: oggi, soprattutto nel nostro territorio, la situazione economica e lavorativa è molto molto complicata. E molta gente che ha voglia di fare potrebbe investire in qualche settore. Vorremmo dare uno spunto su un nuovo settore che è uno dei pochi settori ad oggi anticiclici, uno dei pochi settori che comunque sta andando avanti nonostante la crisi. Quindi dare un'idea di che cos'è, che cosa si può fare, dare delle testimonianze di società che in questo settore ce l'hanno fatta e che vanno molto bene, e quindi poter gettare un seme in chi abbia voglia di misurarsi in questa avventura su come potersi muovere. La prima giornata sarà una giornata, quella di oggi, basata su innanzitutto i primi sistemi di finanziamento che si possono utilizzare, quindi diversi bandi che abbiamo, ci parlerà il nostro consulente finanziario dei diversi bandi esistenti. Abbiamo la partecipazione del GAL con Cristiano Legittimo che ci farà anche un excursus dei loro bandi inerenti a questi tipi di attività. Le prossime giornate parleremo di 3 aspetti fondamentali su cui, come dicevo prima, poter pensare magari di fare qualcosa nella green economy. La prima idea è l'idea dell'agricoltura, quindi fare qualcosa in agricoltura che sia il cosiddetto bio, come vederlo, come svilupparlo, che prospettive ha. L'altro è sul turismo ecosostenibile, che è un altro settore che sta andando veramente bene, e l'altro invece è proprio tutta la filiera, diciamo, meccanica e industriale, partendo come punto di base con tutto ciò che è il mondo delle attività del riciclo. Vorremmo dare, come vi dicevo prima, degli spunti per avere un'idea di base di come potersi muovere in questo settore. Per cui spero che questi corsi possano essere utili a chi è presente e spero che siano il più interattivi possibile, nel senso non c'è tantissima gente, per cui se avete domande da fare cerchiamo di interagire con gli esperti che portiamo in modo da che ognuno possa avere un'idea, possa strutturare la propria idea secondo i propri moduli. Va bene, io do la parola a Massimiliano Baldari, lo ringraziamo di essere qui. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono Massimiliano Baldari, mi presento, sono un dottore commercialista, però mi occupo prevalentemente di finanziamenti alle imprese e agli enti pubblici. Tra l'altro mi sono occupato di strutturazioni finanziarie per conto dell'università, in quanto ormai da una decina d'anni io sono in commissione a diritto amministrativo all'università e alla cattedra di diritto ambientale. Quindi mi sono sempre occupato di tematiche che riguardano sia i finanziamenti alle imprese con la mia attività di consulenza professionale, sia per conto di enti pubblici. Mi sono occupato specificatamente di consulenza in ambito di reperimento di risorse comunitarie ed in particolare in ambito ambientale con la cattedra di diritto ambientale all'università. Quindi, tra virgolette, il mio mestiere è stato quello di tentare di riuscire a far avere, ad acquisire risorse agli enti che abbiano natura privata o pubblicistica, rivenienti da, sovvenzioni di carattere europeo, sovvenzioni di carattere nazionale o sovvenzioni di carattere regionale. Io ho accettato con piacere l'invito che mi è stato rivolto in quanto quella di Legambiente è un'attività che è essenziale sul territorio. Io sono stato
tanti anni fa un socio aderente di Lega Ambiente, quando ero poco più che un bimbo e credevo in tante cose, poi dopo con l'età si diventa più disincantati. E c'era un mio amico che è stato tra i fondatori di Lega Ambiente a Brindisi, che si chiamava Gianni Pizzi, si chiama Gianni Pizzi, che probabilmente tu conosci, che mi parlava, ormai sono passati più di 20 anni, di ambiente come opportunità economica. All'epoca non c'era ancora la cultura ambientale di oggi, quindi sembrava fosse una cosa astrusa, completamente fuori dal mondo. Si era lontanissimi da quelli che sono i concetti di green economy di oggi. Nel frattempo il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato perché c'è cambiato il mondo che ci circonda. Le sovrastrutture che ci circondano sono completamente cambiate. Tanti di noi fino a 10 anni fa, 15 anni fa, non avevano, non penso di dire una corbelleria, non avevano una coscienza ambientale proprio nostra, personale. Eravamo poco attenti ai temi ambientali. Poi dopo ci siamo resi conto che in realtà quello che ci circonda è il nostro mondo, e andare ad inquinarlo è un danno prima di tutto per noi, non solo da un punto di vista strettamente biologico, ma anche e soprattutto da un punto di vista strettamente economico, perché le risorse sono ad esaurimento, e soprattutto nel momento in cui noi andiamo ad inquinare un'area, o comunque non siamo molto attenti a quelle che sono le peculiarità dal punto di vista biologico ambientale di quell'area, noi facciamo un danno a noi stessi. Immaginate quello che sarebbe la regione Puglia se non ci fossero non ci fossero stati l'idrazidera a Taranto, o non ci fosse stata il carbone a Brindisi. Ora, io per carità non sono un duro e puro dell'ambientalismo, assolutamente, sono per un approccio concreto ai problemi, però è vero che in passato è stato accettato un certo modello di sviluppo che oggi purtroppo non è più tollerabile. Io sono convinto che la questione dell'Ilva a Taranto vada comunque risolta per gradi, però è vero che se vogliamo pensare al nostro futuro dobbiamo pensare all'interno in particolare di quest'area ad un modello di sviluppo distinto. Ecco, arrivo alla green economy. Green economy che cos'è? La green economy è un modello di sviluppo economico distinto da quello a cui siamo stati abituati fino ad ora. Non è però, come spesso si pensa, legato ad un solo settore, ma è quanto di più largo sia possibile immaginare. Fino a qualche anno fa si pensava all'ambiente come al verde pubblico, successivamente si è pensato all'ambiente come il non inquinamento, ma poi si è pensato all'ambiente con un approccio all'energia, energetico. In realtà ciò che è green economy va ad intersecarsi in tutti questi ambiti. Quindi è energia, è rifiuti, è acqua, è biologico, è food, è mobilità, è tutto ciò con cui noi veniamo in contatto giorno per giorno. Faccio questa premessa perché il discorso del finanziamento, che sia che abbia una finalità pubblicistica o privatistica, cioè che sia rivolto all'ente pubblico o equiparato all'ente pubblico, o che sia rivolto al privato, perché abbia un senso, deve avere una mission, un obiettivo. Questa mission, a differenza di altri settori in ambito ambientale, non può essere mai racchiusa in un unico ambito. Cioè
Nell'ambito, ci arriverò dopo, nell'ambito dei fondi strutturali europei ci sono stati dei programmi che sono stati specifici per l'ambiente. Il programma LEADER, che è stato quello più utilizzato, che poi è finito nel 2013 ed è nato con la nuova programmazione strutturale LEADER Plus, LEADER Più, è quello che normalmente è stato più utilizzato e accostato al discorso ambientale. Però sarebbe un errore racchiudere quello che è l'intervento in ambito ambientale da parte della Comunità Europea esclusivamente al programma LEADER, in quanto l'intervento ambientale della Comunità Europea e di conseguenza tramite la programmazione strutturale, quindi poi tramite a cascata con i PON nazionali e i PON regionali, è stato quanto di più ampio possibile. Quindi se noi pensiamo a ciò che è stato l'intervento pubblico in ambito ambientale da parte della Comunità Europea, dobbiamo necessariamente andare a vedere ciò che è stato, sono stati i veri programmi. Urban 2, per esempio, è stato un programma che si è occupato di ridare vita sociale alle città secondo un approccio che ne rispettasse quelle che erano le peculiarità, le caratteristiche, e Urban 2 è stato un programma che sotto certi punti di vista è andato ad intersecare delle peculiarità di carattere ambientale, eppure non era un programma di iniziativa comunitaria che era rivolto esclusivamente all'ambiente. Quindi quando parliamo di ambiente in ambito di Comunità Europea parliamo di più cose, parliamo di una realtà estremamente composita che ha abbracciato tutti i programmi di iniziativa comunitaria. Io per esempio ho partecipato con l'Università di Lecce in collaborazione con la Sapienza di Roma ad un progetto nell'ambito dell'Equal 4E che si occupava di mobilità sostenibile, no? Eppure non era un tema strettamente ambientale, quindi un tema strettamente che ricadeva nell'ambito del programma LEADER. Questo per tornare a quello che dicevo prima, un po' per le caratteristiche del bene ambiente, da quello è disceso una normazione della materia che è stata estremamente ampia e per ciò che riguarda il discorso prevalentemente di natura economica e di natura finanziaria, non è stato mai estremamente rinchiuso in un ambito ristretto, così come è avvenuto per altri tipi di categorie. Cioè, se io sono un artigiano, so che in ambito nazionale la normativa che mi riguarda è quella, i finanziamenti che mi riguardano sono quelli. Se sono un altro tipo di attività vale la stessa cosa. In ambito ambientale no, proprio per questo carattere di interdisciplinarietà della iniziativa. Quindi la Commissione Europea ha voluto quanto più occuparsi del tema economico ambientale e dello sviluppo sostenibile andando a spaziare in diversi ambiti. E quindi andiamo per ordine. Gli ambiti in cui andiamo a spaziare, ho detto, sono diversi. Però oggi, nell'ambito del programma LEADER Più, che è quello che è finanziato con 2.020 milioni di euro, cioè sono 3.911 miliardi di lire, insomma, potete immaginare per dare l'idea di quanti soldi. In euro sono 2.020 milioni, immagina tu, ci sono all'interno della Comunità Europea, però non li danno tutti a te. Cioè, sono, quando si parla di questo strumento di iniziativa comunitaria, parliamo di uno strumento molto ampio, che riguarda
i comuni, che riguarda le regioni, che riguarda le aziende speciali, che riguarda gli ATO, che riguarda tutte le forme di aggregazione che siano di carattere pubblico, e poi che riguarda anche ciò che è privato, le iniziative di natura estremamente privata. Quindi tra i bandi che oggi sono disponibili c'è il CIP Eco Innovazione, Eco Innovation, che è un bando che prescinde dal Leader Più e che è un bando che riguarda essenzialmente ciò che è la tutela del territorio e ciò che è la tutela del mare, e riguarda il riciclo dei materiali, i prodotti per l'edilizia sostenibile, il settore alimentare, l'acqua, il green business in genere. E questa è una possibilità finanziaria che arriva a finanziare il 50% dei costi ammissibili e che può essere effettuata sia a partire da un'iniziativa privata che a partire da una iniziativa di carattere pubblico. Però sì, Eco Innovation. Eco Innovazione. Poi eventualmente vi do anche dei siti di riferimento, perché naturalmente io non ho la pretesa nell'arco di un quarto d'ora, di mezz'ora, di trattare una materia che è quanto di più vasto possibile, non solo dal punto di vista normativo generale, ma anche proprio specificatamente dal punto di vista dei finanziamenti, nel senso che io posso darvi i nomi delle iniziative e posso indicarvi quella che è la loro natura. Noi ci facciamo naturalmente una chiacchierata di massima, se entrassi nello specifico rischierei che di quello che sto dicendo non vi rimane assolutamente nulla. Quindi io vi do le indicazioni di massima, poi sulla base di quello magari chiunque di voi sia interessato a fare impresa in ambito ambientale, vi posso dare i siti informativi, o comunque magari ci interfacciamo diversamente, o vi do delle indicazioni circa eventuali sportelli di carattere pubblico-privato che possano aiutarvi in questo. Anche perché, proprio per quanto è frastagliata la materia in ambito ambientale, e proprio per come è strutturata la normazione dal punto di vista finanziario, negli anni tante di queste risorse sono andate perse, e questo è un grave problema in generale del Mezzogiorno. In Puglia c'è stato un leggero aumento negli ultimi anni, ma ancora non abbiamo sfruttato tutte quelle che sono le risorse a disposizione. Questo accade per tanti motivi che sarebbe complicato andare a spiegare. Sarebbe facile dire colpa di chi amministra, questo è vero fino ad un certo punto, nel senso che io ho lavorato in regione per un periodo occupandomi di istruttoria su porturismo, e vi dico che purtroppo le procedure sono talmente farraginose alla base, per come sono impostate dalla Comunità Europea, che spesso, anche se c'è la volontà politica di andare ad usufruire di risorse, perché insomma chi fa politica ha piacere di, specie in tempi di austerity, di utilizzare risorse, purtroppo accade spesso che nonostante la volontà ci si sconta con tanti vincoli. Per esempio il fatto che spesso ci sono dei programmi di finanziamento comunitari che sono cofinanziati, e quindi per
poter accedere a quel cofinanziamento si devono accantonare delle somme che magari il patto di stabilità tante volte non ti consente di accantonare. Quindi diciamo le problematiche sono più complesse, però questa è una tematica che riguarda soprattutto l'ente pubblico, che non è lontana da noi, perché poi magari da un punto di vista ambientale quelle risorse si trasformano nelle piste ciclabili che noi vediamo, dovremmo vedere nei nostri paesi. Quindi è strettamente legato al tema della mobilità sostenibile, o comunque è legato anche al fatto che possono nascere delle imprese di natura privata intorno a degli interessi di natura pubblica. In altre zone d'Europa, per esempio, il car sharing ha già avuto un'ampia diffusione, anche in realtà molto importanti. In Italia, sotto questo punto di vista, siamo ancora arretrati. Questo è un classico esempio di politica pubblica che però si riversa su quelle che sono le opportunità di impresa in ambito privato. Così come... Sì, sì, ci arrivo. Il car sharing che cos'è? È un po' come funziona per le bici in tante nostre città, nel senso che c'è la possibilità di utilizzare delle auto o comunque dei mezzi pubblici che non sono di tua proprietà, tu le prendi, vai dove devi andare e poi le lasci. Sintetizzato in maniera abbastanza rude, ma spero efficace. Questo tipo di esperienze di mobilità in altre zone d'Europa esiste ormai da tanti anni. Se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di andare in dei paesi del nord, in Danimarca, in Svezia, nelle grandi città il traffico è decongestionato, oltre che per motivi di carattere storico, anche per questo. Sicuramente ciò non dipende soltanto dalle politiche pubbliche, dipende anche da una diversa cultura che loro hanno della mobilità ed ambientale in generale, però sicuramente incide tanto. Tanti di noi sicuramente utilizzerebbero questi strumenti, che tra l'altro consentono pure delle economie, oltre che di scala, di natura privatistica, se avessero questo tipo di opportunità. Io vi dico che abbiamo implementato un progetto con l'università, con il comune di, mi pare che era Pavia, ha avuto un grandissimo successo. Abbiamo implementato lo stesso tipo di progetto in un comune della Calabria, le macchine non sono mai state utilizzate. Questo, per carità, non per dire che noi terroni, sotto tanti punti di vista, siamo inferiori culturalmente dal punto di vista delle tematiche. Magari non si sono create le condizioni, magari mancavano le infrastrutture perché avesse un senso utilizzare, però questo è quello che è accaduto. Quindi, ci sono dal punto di vista dei finanziamenti dei programmi di natura comunitaria che a cascata incidono sui programmi del Ministero dell'Ambiente e poi delle regioni, delle province e dei comuni. E poi ci sono delle forme di finanziamento più diretto che però che rientrano o non rientrano nell'ambito della sovvenzione diretta, ma che possono, a cui si può accedere nel momento in cui si hanno determinate caratteristiche. Quindi se io oggi vi dicessi: per fare impresa ambientale c'è questo programma, c'è questo, vi direi una cretinata, perché l'impresa ambientale dipende da che tipo di impresa inerente all'ambiente noi andiamo a fare. Io vi ho detto che il leader più ci sono 2020 milioni di euro, però a quei 2020 milioni di euro sono un contenitore a cui accede pubblico e privato. Il privato, per poter accedere, deve entrare nell'ambito di bandi diretti o di bandi che a cascata arrivano dal Ministero dell'Ambiente o dalla regione, così come vi ho fatto
l'esempio dell'Eco Innovation, per cui tra l'altro ci sono delle giornate informative regionali in Puglia, ancora non sono arrivati, sono previste delle giornate informative, una in Basilicata, una nelle Marche e una in Toscana. Eco Innovation che significa? Significa innovazione di prodotto, di processo o di servizio, cioè una innovazione comunque legata strettamente all'ambito ambientale. Con un progetto simile, qualche anno fa, 5-6 anni fa, nell'ambito della Regione Veneto, abbiamo portato avanti un progetto di riciclo con una delle aziende di riciclo più grosse che ci sono in Italia, riuscendo tra l'altro a ottenere grandi risultati. Quello è stata una delle esperienze a cui io sono più legato in maniera positiva dal punto di vista professionale, perché è un classico esempio in cui le tematiche dell'ambiente e le tematiche della economia vanno ad intersecarsi, cioè noi in questo periodo ci siamo approcciati anche nel nostro territorio finalmente al tema della raccolta differenziata. Poi si pongono altri problemi: quella differenziata doveva finire, come viene utilizzata? Io personalmente, nemmeno tanti anni fa, 3-4 anni fa, sono stato artefice di una polemica feroce con una azienda che si occupava nel territorio, non dirò mai di quale comune, di smaltimento dei rifiuti, e fui minacciato dalla stessa azienda, tramite insomma qualche amico sfordiano che avevano, di non mettermi in mezzo a cose che non mi riguardavano. Che cosa accadeva? Questa azienda prendeva il differenziato e lo andava tutto a mettere in un unico contenitore. Per dirvi che purtroppo poi di pari passo a quella che è stata l'evoluzione culturale e ambientale e anche normativa, non sempre c'è stata un'evoluzione nostra, parlo nostra come parlo a livello di territorio, però c'è anche un aspetto positivo, nel senso che comunque noi non siamo più quelli di qualche anno fa. Ricordo che le prime conferenze che si facevano con Legambiente erano veramente una roba da carbonari. Ora invece, per fortuna, il messaggio è passato, e così come nell'ambito dei finanziamenti il messaggio ambientale ha permeato gli altri tipi di cultura. Però ripeto, la cosa essenziale è pensare ai finanziamenti comunitari in ambito ambientale per ciò che riguarda l'ente pubblico. Non so se tra voi c'è solo un'utenza privata, c'è qualcuno che si occupa di queste cose nell'ambito di un ente pubblico, come ad una opportunità anche di carattere economico. Quindi chiunque avesse intenzione di avviare un'attività in ambito ambientale deve tenere presente i parametri di cui ho parlato, e quindi potrà avere accesso a un finanziamento di natura nazionale nell'ambito di un PON gestito dal Ministero dell'Ambiente, il PON è il Piano Operativo Nazionale, cioè la Comunità Europea ha i programmi di iniziativa comunitaria. Nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria poi ci sono i vari PIC, che sono Interreg, Urban, Leader Più, insomma tutti i programmi specifici. Da questi programmi, sono dei contenitori dove vengono messi le risorse che i vari stati aderenti alla Comunità Europea lasciano. L'Italia per inciso lascia 18 miliardi di euro l'anno alla Comunità Europea e ne recupera circa 10 in comunità, in quanto le nostre non sono tutte zone in ritardo di sviluppo, cioè il Mezzogiorno è appena uscito dalle aree di ritardo di sviluppo. Spero che in deroga
possa avere una proroga, però comunque ciò che noi diamo all'Europa, anche in controsenso rispetto a ciò che spesso si dice, è meno di ciò che riceviamo in termini economici. Questi 10 miliardi di euro vanno poi in quei programmi di cui parlavo prima e in parte vanno anche nei programmi specificatamente ambientali, quindi il Leader Plus, oppure e da lì poi vengono distribuiti a livello nazionale tramite i bandi ministeriali e i PON e a livello regionale tramite i POR, che sono, io naturalmente mi sforzo di rendere la materia semplice, mi rendo conto che per chi non ha detto ai lavori spesso è abbastanza ostica, sono la maniera in cui la regione Puglia o le regioni in genere vanno a spendere i soldi che la comunità europea gli dà, mettendo anche dei soldi propri in questi contenitori. E quindi poi ciò che accade a livello comunitario accade anche a livello regionale. A livello regionale ci sono i vari programmi, da quei programmi scendono i vari bandi che possono essere a graduatoria o possono essere a sportello. Alcuni bandi hanno iniziativa pubblica, altri partono ad iniziativa privata. Quindi tutto questo per dirvi che cosa? Che nessuno di voi uscirà oggi da qua sapendo di poter fare un progetto ambientale e di poter utilizzare uno strumento preciso, nel senso che se qualcuno di voi ha intenzione di cimentarsi con una qualsiasi delle tematiche ambientali, con una intenzione di farvi del business, dipende dalle caratteristiche specifiche di quella attività, dove andare a collocarsi, e nell'ambito del finanziamento regionale, e nell'ambito del finanziamento nazionale, e nell'ambito del finanziamento comunitario. Oltre a questo, diciamo, questo naturalmente in generale, poi sicuramente a seconda del proprio per questo sempre famoso carattere di interdisciplinarità di cui parlavo, a seconda di quella che sia il settore della green economy a cui ci si rivolge, si va ad indirizzarsi verso un certo tipo di normativa e verso un certo tipo di finanziamento. Quindi l'energia, tutti voi negli ultimi anni avete sicuramente visto quello che è stato l'estremo proliferare di impianti fotovoltaici e di impianti eolici e di mini eolici. Questo è avvenuto perché? Perché appunto nell'ambito del Leader, il programma comunitario di cui parlavo prima, era previsto che ci fossero degli incentivi. Questi incentivi a cascata sono stati utilizzati dai vari governi che si sono succeduti, e quindi poi il GSE ha consentito che venisse pagata l'energia a chi impiantava un impianto, che fosse un impianto di natura fotovoltaica, un impianto di natura eolica, un impianto di mini eolico, un impianto di energia alternativa. E quindi questo proliferare, quello è un classico esempio di come, partendo da una buona intenzione, spesso non si fa un grande favore all'ambiente, nel senso che il fotovoltaico era una grande opportunità per il territorio, io penso che lo sia ancora, troppo spesso purtroppo è stato utilizzato con delle peculiarità da furbetti del quartierino, nel senso che mentre la legge in Puglia è stata per esempio larghissima dal punto di vista del fotovoltaico, si prevedeva che fino ad un mega tranquillamente si poteva andare a impiantare l'impianto fotovoltaico senza particolari problemi, senza valutazione di impatto ambientale, andava in dichiarazione di inizio attività. Questi poi ha poi comportato che qualcuno furbetto se ne faceva uno a fianco all'altro, presentava 4D e diceva ok, non c'è bisogno di valutazione di impianto ambientale, e l'impianto non era di 1 megawatt bensì di 4 megawatt. Poi è arrivata la magistratura, ma questa è un'altra storia. Per dire che l'industria ambientale è sicuramente un'opportunità, però
a mio avviso deve essere un'opportunità a prescindere dal discorso del finanziamento. Il finanziamento è sicuramente un grande aiuto che può riuscire a dare ossigeno nella fase iniziale, in un momento in cui qualche innovatore va ad investire in un settore laddove gli altri ancora non ci sono. Però se questo tipo di ossigeno poi diventa l'esclusiva mission di chi fa questo tipo di impresa, naturalmente i risultati non sono positivi. Questo non significa che il fotovoltaico non sia una cosa positiva, semplicemente va rivista la materia dal punto di vista della normazione e va rivista naturalmente quella che è la mission a cui affidarsi. E quindi il taglio degli incentivi un po' tardi. Questo non dipende da noi, e quindi il taglio degli incentivi in questa materia con il conto energia, per esempio, o con le altre forme di agevolazione, non è detto che sia una cosa negativa. Per esempio, può spingere molti di noi a utilizzare di più il fotovoltaico non a fini speculativi, e quindi andando a su quei 20 ettari dove avremmo fatto un mega a impiantare del silicio con evidenti problematiche dal punto di vista paesaggistico, se poi nella stessa zona magari andiamo a impiantare le passeggiate i percorsi enogastronomici, magari utilizzando dei programmi europei, è evidente a tutti che ciò non va nella direzione e del rispetto ambientale, ma anche di una accurato utilizzo delle risorse, perché tra Diano e Mesagna c'è una masseria bellissima, finanziato la masseria, finanziato il percorso rurale, e naturalmente i soldi che sono stati spesi non vanno ad portare un beneficio al territorio. Ma oltre a quello c'è anche il discorso invece dell'eolico, che sia un discorso eolico in generale di grandi impianti, che da un punto di vista visivo magari anche meno impatto, per cui funzionano in parte le stesse tariffe incentivanti dell'eolico, del fotovoltaico. Ma poi c'è anche un discorso che sempre di più avrà un impatto sul territorio, che è quello del mini eolico, o addirittura del microeolico, laddove sono sostanzialmente delle pale più piccole che usufruiscono dello stesso tipo di incentivi del fotovoltaico, ma che invece che utilizzare l'energia del sole utilizzano in maniera abbastanza efficace l'energia del vento, e che devo dire ormai diversi tecnici del paesaggistici tendono a privilegiare rispetto all'impatto dal punto di vista ambientale visivo del fotovoltaico. Quello è un altro esempio di un business che andrà nei prossimi anni ad essere sempre di più incrementato. Io venivo in contatto un mese fa con un'azienda di Bolzano che praticamente produce un fotovoltaico che è una pellicola, sostanzialmente è una cosa straordinaria in base alla quale si mette questa pellicola sui lastrici solari e si trasforma l'energia in la luce del sole in energia. Ora è evidente che con l'incremento della tecnologia se porterà un vantaggio di natura economica a prescindere dall'incentivo, ci sarà una larga diffusione di questo tipo di tecnologia. Quindi l'energia è un classico esempio di come con l'incentivazione si può fare del bene, ma si può fare anche del male al territorio. Dimmi. L'eolico più o meno in paesi collinosi? Non è detto. Vuol dire la pressione del microeolico?
Io sto seguendo una società che ha 100 siti mini eolici approvati e almeno il 70% non sono in zona collinosa. No, assolutamente. Sì, però nel frattempo è cambiato il mondo, nel senso che sono cambiate le pale. Quindi la tecnologia, non so se voi montate pale. Che... Per quale azienda lavorate? Ah, addirittura. Quindi loro lavorano con l'azienda leader nel mondo. Quindi... Per conto, come vi chiamate? Però diciamo sull'esempio della Vestas, o comunque prima a ridosso della Vestas, la Vestas è l'azienda leader nel mondo, tra le aziende leader nel mondo ad occuparsi di eolico o di energie rinnovabili in genere, sono nate tante piccole aziende sul territorio, magari io voi non vi conosco, però siete uno di questi esempi, ma tanti altri. Io sono venuto in contatto la settimana scorsa con un'azienda di Massafra che si chiama questa azienda si occupa di fabbricazione stoma, si fabbrica di fabbricazione di pale eoliche, per dire. Ed è nata proprio dall'esperienza della Vestas, di gente che aveva lavorato in Vestas, ed è un'azienda che dà lavoro a diverse decine di operai, ma soprattutto una grande opportunità per questo territorio, perché l'eolico poi comporta naturalmente la manutenzione, non solo l'installazione. Quindi ecco, loro sono un classico esempio di impresa legata al settore verde che può portare ai dei risultati di natura positiva per il territorio. Quindi l'energia, eolico, fotovoltaico, con tutte le agevolazioni. Io magari tra di voi c'è qualcuno che in maniera dettagliata è addentrato nel settore delle agevolazioni. Io preferisco non entrarci, non per qualche cosa, perché entriamo in un settore che è molto specifico e che non ha senso affrontare in questo momento, nel senso che le tariffe incentivanti sono state un'opportunità per l'eolico, si distingueva a seconda che la tariffa fosse fissa oppure relativa allo scambio sul posto. Sostanzialmente ti pagavano l'energia che tu non andavi a consumare, ciò ha funzionato sia per l'eolico sia per il fotovoltaico che in parte per il mini eolico, però entriamo in un ambito specifico per cui non avrebbe senso andare ad annoiarvi con delle cifre precise. Però la cosa importante che deve rimanere è che l'eolico, il fotovoltaico, io dico il buon eolico e il buon fotovoltaico possono essere una delle opportunità nell'ambito appunto di quella che è la green economy, così come il discorso dei rifiuti, il discorso del riciclo. Troppo spesso il settore dei rifiuti o il ciclo dei rifiuti è stato un settore quanto di più lontano possibile dalle buone esperienze di pratica ambientale. Questo perché purtroppo tutti noi leggiamo i giornali, sappiamo quelle che sono state le politiche perpetrate, gli abusi perpetrati nel territorio, soprattutto in certe regioni più ad alto tasso di criminalità come la Campania o come la Calabria. Molti siti sono stati rovinati non basteranno forse nemmeno 1000 anni per recuperare quel tipo di obbrobrio che è stato combinato scientemente o no, però ormai quello è un danno che è stato fatto. Noi dobbiamo
guardare al futuro e pensare al ciclo dei rifiuti come un'opportunità di lavoro anche lì in ambito ambientale, in ambito della famosa green economy. Ecco sempre la famosa interdisciplinarietà di cui parlavo originariamente. Nell'ambito dei rifiuti, parlare di riciclo, per esempio, vuol dire parlare di tutto e del contrario di tutto. Vuol dire occuparsi specificatamente del riciclo del vetro, per dire, per cui molte imprese, soprattutto nel Veneto, sono specializzate, oppure esclusivamente per la parte organica del riciclo. Utilizzando i sistemi di compostaggio, cioè è un mondo completamente distinto, per cui nel momento in cui ci si vuole cimentare si possono ottenere anche dei ottimi risultati se si individuano delle nicchie di settore in cui andare ad operare. Nessuno di voi domani mattina sarà in grado di organizzare un'azienda a tutto tondo di riciclo o di andare ad organizzare un'azienda dei rifiuti dalla A alla Z, perché comporta degli investimenti talmente grandi che se non stai già sul mercato è molto difficile entrarci. Però io so di molte aziende che piccoline si sono cimentate con questo tipo di tematiche e hanno ottenuto anche dei grandissimi risultati, così come nell'ambito del biologico, nell'ambito del food, che sono intersecati. Ecco perché all'inizio dicevo che il settore ambientale non è per materia aggregabile e anche dal punto di vista finanziario aggregabile. Il settore biologico, il settore del food, spesso rientra tra i finanziamenti che non sono di natura strettamente ambientale, ma sono quelli che riguardano l'agricoltura, per esempio. Per cui funziona lo stesso tipo di cascata che parte da Bruxelles per arrivare a Roma, per arrivare a Bari o negli altri capoluoghi di regione. Per esempio, negli ultimi anni ciò che è stato compiuto da Slow Food, che non so se molti di voi conoscono, è un'associazione che è stata fondata proprio per andare a esaltare quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche dei nostri prodotti alimentari, ha avuto dei grandissimi risultati. Da Slow Food è nata tutta una cultura in ambito alimentare legati al consumo di prodotti locali e anche al consumo di prodotti a chilometri zero. Da lì sono nate delle imprese che sono legate comunque a quel mondo, però sono legate ad una maniera completamente diversa di concepire il modo e l'attività di fare impresa classico, che poi comunque oggi è anche un trade union per tutte le attività economiche che si vanno a fare, nel senso che oggi chiunque si vada a cimentare con un'attività di impresa deve pensare in maniera completamente diversa rispetto a come si faceva 20 anni fa o 30 anni fa, ma per un motivo molto semplice: 20 anni fa in un paese c'era una sola persona che faceva l'assicuratore, se tu volevi assicurarti la macchina dovevi andare per forza da quella persona. Oggi tu vai su internet e c'hai 50 persone in un paese, in un comune, che fanno l'assicuratore, quindi tu ti devi distinguere. In questo tipo di distinzione diventa essenziale andare a caratterizzarsi anche da un punto di vista ambientale, laddove io intendo ambientale in senso più largo possibile e quindi più legato a quelle che sono le caratteristiche del territorio, e quindi ecosostenibile, ma anche ecosostenibile per convenienza personale, perché magari la materia prima la trovo sul territorio o perché magari riesco a caratterizzare il mio prodotto in una nicchia di mercato per cui mi è più facile andare a venderla. Oggi io ho seguito, per esempio, ho fatto nascere un'attività di vendita di prodotti biologici a Fasano e questa attività lavora a morire. Lavora a morire prima con i 5 Stelle Lusso e quindi con quel tipo di turismo, hanno implementato dei corner all'interno di 5 Stelle Lusso di Fasano, ma poi piano piano è cresciuta anche sul territorio. Perché? Perché quel
hanno abbracciato un bisogno che è un bisogno di ecosostenibilità nella maniera più larga possibile del termine. Della mobilità abbiamo già parlato, quindi del car sharing e del, anche del car pooling, quindi diciamo che green economy, lo ripeterò fino alla noia, però voglio che questa sia la concezione essenziale che vi rimanga, e quanto di più largo e interdisciplinare possibile come settore. E dal punto di vista dei finanziamenti, come vi ho detto, nell'ambito della programmazione comunitaria e poi a cascata nell'ambito della programmazione nazionale tramite il Ministero dell'Ambiente e nell'ambito della programmazione regionale, va ad interfacciarsi con diversi settori, che sono l'energia, i rifiuti, l'acqua, il biologico, il food e la mobilità. Quindi quando parliamo di green economy parliamo di tutte queste cose. Per poter accedere ad un bando bisogna verificare se a tentare di accedere al bando è un ente pubblico o un'impresa privata. Se è un ente pubblico ci sono determinati requisiti che vengono richiesti, e sempre di più ormai si va nell'ambito di una europrogettazione per area vasta, cioè non è più il singolo comune che va a progettare la pista ciclabile, ma sono più comuni che si vanno a mettere insieme perché altrimenti non c'è la premialità per andare a usufruire dell'agevolazione. E se si è azienda, quell'azienda, se è piccolina, può essere che si vada ad interfacciare in un ambito regionale in uno dei bandi che a cascata presentano le regioni, oppure se si tratta di un progetto più complesso, più particolare, può rientrare nell'ambito di alcuni strumenti di sovvenzione diretta che sono gestiti direttamente dalla Banca Europea per gli investimenti o dalla Commissione Europea. Ok? Spero di essere stato chiaro. Io ripeto, mi rendo conto che la materia è estremamente vasta, è estremamente complessa, però è una materia che sicuramente voi di Lega Ambiente me lo potete insegnare, incide sulla vita di tutti noi ogni giorno. Quindi anche il discorso della normazione comunitaria è impostato in quella maniera, nel senso con un carattere di interdisciplinarietà e con dei bandi di notevole specificità, per cui però per potervi accedere servono determinati requisiti. Ok? Vi ringrazio. Io vorrei, se è possibile, farti innanzitutto ringraziarti, poi se è possibile farti qualche domanda, magari inizio con qualche domanda io e poi se i signori vogliono. E io così, giusto per rompere il ghiaccio, prima tu parlavi di diversi tipi di finanziamento, dei finanziamenti prettamente green e poi i soliti finanziamenti a cui possono accedere chiunque. Per avere un'idea mi è venuta questo pensiero mentre parlavi della gestione dei rifiuti. Se io domani dovessi iniziare a lavorare in questo settore, ovviamente come dicevi prima non mi è possibile strutturare una discarica con sistemi di riciclaggio dall'oggi al domani, quindi io non voglio fare una struttura fisica che ricicli la plastica, ma vorrei mettermi in contatto con chi già gestisce questo, il riciclaggio della plastica, e portargli io, magari prendendo dei camion, dei mezzi di trasporto, avendo dei contatti con chi la va a recuperare, portare io questo, sì, qualcosa di quel genere, portare io questo, questo materiale. E quindi sono quello volevo chiederti. Io per esempio in quel caso mi muovo non più su un finanziamento green per poter fare quello. Finanziamento esclusivamente con i mezzi elettrici, perché poi sarebbe sì. Allora, il discorso è questo. Ecco perché dicevo è quanto di più ampio possibile. Dipende.
Nel senso che quel tipo di esperienza lavorativa che tu vuoi fare, in che cosa consiste? Consiste esclusivamente nel trasporto o consiste nel trasporto e nello stoccaggio? Lo stoccaggio che tu vai a realizzare ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di strutture, di attrezzature particolari per il riciclo, o ha bisogno esclusivamente di location per lo stoccaggio, che però devono avere determinati requisiti dal punto di vista ambientale, perché poi ciò che andiamo a stoccare non deve andare in qualche maniera ad incidere negativamente sulle falde acquifere o sul terreno? Parliamo di una materia che è molto vasta. Se è trasporto, per il trasporto non si va nell'ambito dei finanziamenti di natura ambientale, ma ci si rivolge a delle attività, a dei finanziamenti specifici per il settore del trasporto, che vanno nell'ambito di altri programmi comunitari e che a cascata vanno o in altri PON o in altri POR, a meno che lui è sveglio, ragazzo. Non c'è, lui ha trovato già il meccanismo per prendere i soldi lo stesso. Però il camion elettrico, però tutto può essere. Però il problema qual è? Che per poter prendere il camion elettrico tu dovresti essere un'impresa che già opera nel settore, che ha quel tipo di specificità, e andare ad accedere ad un meccanismo agevolativo che è a bando. E quindi nel momento in cui esce il bando e tu sei un'azienda che ha già quel requisito, puoi avere accesso al discorso del camion elettrico e quindi usufruire di riflesso del discorso dell'agevolazione in ambito ambientale. A prescindere da quello, dovresti utilizzare delle agevolazioni che riguardano il settore degli autotrasporti, che in questo momento è il settore assolutamente più precipitato che ci possa essere. Io sto seguendo un consorzio a Ostuni che praticamente prima raccoglieva un centinaio di autotrasportatori nel tutta la zona nord del Barese, sono rimasti sostanzialmente in 30, perché purtroppo la crisi economica ha ridotto ampiamente i margini di guadagno nel settore e una legislazione eccessivamente oppressiva gli ha fatto crescere i costi, quindi non riescono più a stare sul mercato. E quindi bisogna reinventarsi, e magari questa può essere un'opportunità. Perfetto, questo proprio per andare a vedere che a secondo delle sfaccettature diverse che un progetto può avere, si può rientrare o meno in determinati bandi di alcuni o di altri settori, per cui lo stesso tipo di progetto con una sfaccettatura un po' diversa può rientrare in un progetto green o può essere, esatto, invece soggetto a un altro tipo. Prego. Sì, no, ci sono diversi siti su internet, dipende da ciò di cui parliamo. Uno dei più comuni, di quelli più utilizzabili inerenti alla green economy, è Green Bits. Green Bits, non mi ricordo preciso, comunque se cliccate Green Bits, l'avevo pure segnato, è uno di quelli più utilizzati nell'ambito della green economy. Anzi, è proprio un sito che va a specificare quelle che sono le peculiarità della green, è un'impostazione quanto molto simile a quella che ho dato io, nel senso che parla di opportunità di natura economica, specificando che la green economy si suddivide in diversi settori e per ogni settore loro vanno a prendere quelle che sono le opportunità o quelli che sono i leader di quel settore a portare determinate esperienze. Quindi una può essere quella, ma ce ne sono diverse altre. Mentre invece per ciò che riguarda le opportunità dell'Unione Europea, sicuramente europa.eu è quello più utilizzato, però secondo me è anche eccessivamente specialistico, nel senso che è più adatto già ad addetti ai lavori, anche perché poi il problema qual è? Che già chi è addetto ai lavori spesso si perde se non ha un'esperienza
specifica in queste tematiche, proprio per come è frastagliata la materia. Già la materia ambientale di per sé è molto frastagliata perché è stata strutturata in anni per gradi, a mano che la coscienza ambientale, anche grazie a Lega Ambiente, cresceva, ma è diventata una materia estremamente composita proprio perché vi sono confluite esperienze di diversi altri settori. Quindi nel momento in cui si entrava nell'ambito ambientale, si entrava in un ambito produttivo e via dicendo. Okay? Poi. Ci sono altre domande? Se qualcuno ha qualche cosa più di particolare da chiedere, altrimenti noi ringraziamo Massimiliano che è stato così. Prego. C'è una norma di assistenza alla comunicazione della Sì. Per esempio, è stato già fatto. Assistere alla comunicazione tra cittadini, ditte incaricate e enti. In questo momento non so, mi pare che non ci sia niente che sia adatto, magari te lo specifico, ti faccio una ricerca specifica e ti faccio sapere, però in passato sicuramente ti voglio. Ah, microfono? Ah sì, ah, perdonatemi. In questo momento ad occhio di comunicazione in ambito ambientale così specifica mi pare che non ci sia niente, dovrei verificarlo perché ripeto, poi si tratta di una materia che è molto varia. Però in passato sicuramente ci sono state delle opportunità dal punto di vista dei finanziamenti per la comunicazione in questo ambito. Ci sono stati sia dei bandi ad hoc del Ministero dell'Ambiente che erano in parte indirizzati ai comuni e in parte indirizzati a delle società di comunicazione specifiche. Tra l'altro nel settore io ho seguito con Telerama 3-4 anni fa, mi sa che ormai sono passati, un progetto proprio specifico per un bando ed era un bando del Ministero dell'Ambiente. Quindi normalmente si tratta di bandi che emette il Ministero. In questo momento, se non ricordo male, non ce ne dovrebbero essere presenti, però magari mi lascia la mail e se dovesse esserci faccio una ricerca più specifica e le faccio sapere. Va bene? Prego, prego. Volevo chiedere se per esempio uno potrebbe incentivare il consumo di prodotti locali, quindi senza utilizzare tanti mezzi di trasporto, eccetera, eccetera. Chilometri zero, sì. Mm. Questo è un discorso, ecco il discorso che facevo all'inizio, anche a costo di sembrare noioso. Vedete che ora sta uscendo fuori proprio quello che quando abbiamo iniziato stavo provando a farvi capire, nel senso che l'interdisciplinarietà è il fatto che proprio per le sue caratteristiche il settore ambientale o legato a questi ambiti non sempre ricade in ambito di finanziamenti che siano specificatamente ambientali. Questo è un altro esempio di un settore che è più tra il commerciale e l'agricolo. E quindi normalmente per ciò che riguarda il chilometro zero è un'attività che viene incentivata sulla base di bandi del PSR, sono i piani di sviluppo rurale, che però per potervi accedere bisogna essere IAP, sarebbe imprenditori agricoli a titolo principale. Quindi non vi accede chiunque. Se vi accede un terzo qualunque è un commerciante a tutti gli effetti. Quindi non è più IAP, non è più imprenditore agricolo a titolo principale, ma diventa un commerciante a tutti gli effetti e quindi l'unica cosa che potrebbe fare è accedere ai finanziamenti che riguardano il commercio.
che nell'ambito piccolo sostanzialmente sono stati quasi eliminati. Il governo Monti ha bloccato anche il prestito d'onore, che era lo strumento incentivante per il piccolo commercio più utilizzato. Speriamo che ora, da quello che mi riferiscono a Roma, in questi giorni dovrebbero rimpinguare il fondo e far ripartire questo strumento. E per quel tipo di strumento magari ci sono stati in passato dei bandi di natura regionale che prevedevano delle premialità per chi andava ad operare in quei particolari settori commerciali. Altro? Prego. In ambito eolico. No, se io avrei un progetto di biomassa, di scarti di ulivo e vegetativo, può essere finanziato? Per quello c'è un bando specifico che viene gestito da Invitalia, il bando delle biomasse, che però è scaduto e che dovrebbe essere Invitalia ex Sviluppo Italia. È un bando che è scaduto e che dovrebbe tra l'altro essere rifinanziato. Il problema delle biomasse qual è? Io parliamo di 200 kg. Piccolino potrebbe andare benissimo, sì. Ti dico, il problema in questo ambito qual è? Le biomasse secondo me sono state sotto certi punti di vista un'opportunità persa, nel senso che purtroppo sono stati utilizzati male gli incentivi e spesso si sono utilizzati altri incentivi per fare le biomasse. Io ho seguito insieme ad una società di Roma, ormai sono passati 5 anni, un consorzio che si chiamava Antichi Sapori, nella BAT, Barletta Andrea Trani. Questo era un consorzio molto carino, un progetto che mi ha molto divertito, perché era un consorzio che si occupava di valorizzare i prodotti locali per poi esportarli all'estero. E quindi ciò ha funzionato fino ad un certo punto, nel senso che abbiamo avuto il finanziamento nell'ambito di un contratto d'area, perché in quel periodo in quel territorio una parlamentare che era molto influente a Roma. Tecnicamente avevamo fatto tutto come si deve, il governo Fitto era riuscito a fare avere il finanziamento al territorio. Che cosa è accaduto? Che nell'ambito di questa filiera produttiva, che era legata anche al settore ambientale, quindi di valorizzazione dei prodotti del territorio, e quindi si prevedeva dalla raccolta delle olive al frantoio, al forno che utilizzava quei prodotti, cioè tutta la filiera produttiva finita, molti si sono fatti i frantoi per farsi ricentrare la biomassa. In particolare, non farò mai il nome, uno di Fasano, no, dico solo di Fasano perché non voglio fare no, se ne finanziò 4. Per dirti, purtroppo quello è stato un classico esempio di come un'opportunità di natura legislativa o di natura agevolativa, comunitaria e nazionale, poi viene gestita in maniera negativa. Sulla base di quell'esperienza, l'input che fu dato e all'assessorato regionale e al Ministero dell'Ambiente fu: vabbè, questo qua ebbe un'inchiesta penale, insomma è un discorso distinto, però l'idea quale fu, che poi insomma ci hanno un po' fregato a Roma, perché la mia intenzione prima che ci fosse il cambio di colore in regione, purtroppo spesso accade, non dovrebbe accadere, che nel momento in cui un'amministrazione cambia di colore, che sia comunale, provinciale o regionale, tutti i progetti precedenti vengono tutti accantonati, si riparte sempre da zero. Questo è un problema, indipendentemente da come ognuno di noi la pensi politicamente, non voglio assolutamente parlare qui di politica, però oggettivamente è così, nel senso che non c'è quella coscienza civica nel nostro territorio che ci porta a prendere ciò che di buono è stato fatto prima. In quel particolare ambito accade che noi consigliamo di fare dei bandi specifici per le biomasse, che poi sono state gestite a Roma da Invitalia, ex Sviluppo Italia,
è che l'ultimo è stato fatto mi pare in maggio dell'anno scorso. In questo momento il bando, se non sbaglio, è chiuso, però anche questa è una cosa che ti posso far sapere. Vabbè, prego. Tempi di erogazione di questi incentivi, se dipende. No, dipende. Ti direi una gradinata, nel senso che no, non c'è più o meno, no, non c'è più o meno, nel senso che dipende. Ora, se c'è, proprio per il solito carattere interdisciplinare, dipende dal settore, dipende dallo strumento, dipende se si tratta di un'agevolazione comunitaria, se si tratta di un'agevolazione nazionale, di un'agevolazione regionale, di un conto interessi per cui magari è più veloce. Nessuno ti potrà mai dare una risposta del genere. È una dipende dal tipo di progetto. Allora, se è la biomassa, io ti dico, nell'arco di un anno di solito si riesce a chiudere la cosa. Se si tratta di un progetto di natura commerciale, nell'arco di 6 mesi, se ci sono i soldi, si riesce a chiudere. Dipende. Più sono i soldi, non sempre è così, però dipende dal settore più che altro. Cioè, le centrali biomasse, per esempio, sono un settore in cui naturalmente c'è una normativa ambientale che è molto specifica, quindi servono tutta una serie di autorizzazioni. Quindi materialmente, dal momento in cui tu fai il business plan al momento in cui arrivi a compimento, già di natura con i soldi tuoi passano almeno un paio d'anni, occhio e croce. Con il finanziamento agevolato si spera di coprire quel paio d'anni o di non allontanarsi tanto per le biomasse, per le altre cose dipende. Perfetto, io ringrazierei Massimiliano che è stato così gentile a darci queste... Comunque il ritardo non era colpa mia, sullo... C'era, sì, a parte sì. Che c'era Alfredo prima, ma poi c'era scritto le 6 il mio intervento, quindi io ho lasciato i tesisti in facoltà per venire quando mi ha chiamato, me l'ho chiamato. Quindi infatti lo ringraziamo perché nel momento in cui ci è mancato... No. Se vogliamo contattarlo, dottore, eventualmente... Vi lascio qualche... Sì, lascio qualche... qualche... i miei recapiti e ci sentiamo, ci vediamo. Dobbiamo chiedere al signore allora. Sì, sì, bene, senza nessun problema. Io adesso, ringraziando ancora Massimiliano della sua presenza e della sua disponibilità, restando in ambito sempre finanziamenti all'impresa, vorrei scomodare il nostro caro Cristiano a nome del GAL, in modo che ci racconti, noi prima Massimiliano ci spiegava come era possibile esserci due tipi di finanziamenti, quelli completamente green e i finanziamenti diciamo normali. Adesso Cristiano ci parlerà di finanziamenti nostri, vicini a noi, che vanno bene per qualsiasi tipo di attività e che vanno sicuramente bene anche per la green economy. Faccio venire Cristiano. No, va bene, accomoda, anche perché mi devo togliere da là dietro, perché ormai sono 2 ore con quello là dietro e... È brutto. Allora, buonasera a tutti, io mi presento, sono Cristiano Legittimo e sono il responsabile della comunicazione per l'animazione del GAL Terra dei Messapi. Probabilmente qualcuno conosce già questo ente, altri ne hanno sentito parlare, probabilmente qualcuno ancora non ci conosce perché... Come sapete non abbiamo una finalità di lucro, anche se la nostra ragione sociale è un SRL, ma siamo partecipati sia da organismi pubblici che da piccole aziende private, le aziende agricole che comunque rappresentano il nostro territorio, e non solo, cooperative, cantine, oleifici. Abbiamo un partenariato molto vasto. Io innanzitutto volevo ringraziare Laboratori dal Basso per questa opportunità che sta dando a tutto il territorio e nella fattispecie al Legambiente, che prontamente si è candidata a questo bando e che oggi, come nelle prossime 3 giornate, ci permetterà di avere vicino qualche caso pratico di studio, ma anche per approfondire delle tematiche che al momento, anche se il tema è molto inflazionato, si conoscono molto poco. Di green economy si parla veramente abusando molto spesso di questo termine, ma purtroppo i riscontri pratici sul nostro territorio, come diceva prima
il dottore non si vedono, perché l'esempio più lampante è quello che non abbiamo una filiera del riciclo a 360 gradi. Noi conferiamo, io da privato cittadino conferisco la mia raccolta differenziata, ma come l'energia fotovoltaica non so dove va a finire, anche la mia spazzatura non so dove va a finire. Sarebbe bello, e probabilmente anche noi come GAL saremmo i primi acquirenti di prodotti riciclati, a cominciare anche dalla carta. Partiamo proprio dalla stupidaggine, dalla cosa più basilare, per non parlare anche dall'approccio di un'economia alternativa che potrebbe essere lanciata se ci fosse un cerchio chiuso, cioè quindi qualche azienda che in qualche modo riuscisse a fare un altro prodotto da prodotti riciclati, un prodotto utilizzabile o almeno una materia prima da lavorare successivamente. Noi però come GAL ci allontaniamo un attimino dal mondo della grande azienda e ci avviciniamo al settore della microimprenditorialità, anche come Invitalia fino ad ora ha fatto, ma che purtroppo, come ad aprile avete saputo un po' tutti, ha chiuso i rubinetti, anche se tutti ci auguriamo che possa essere rifinanziata. Al momento il GAL ha all'attivo sei bandi, alcuni dei quali sono esclusivamente per imprese artigiane, e noi diciamo entriamo a piedi pari in questo tema green economy, perché vorremmo che anche l'artigianato, che un giorno, una volta significava anche riutilizzo di una cosa rovinata, rotta, usurata, recuperata grazie al lavoro di sapienti artigiani, al momento non esiste più. Sì. Sì, perdonami. In riferimento al discorso dei prodotti locali, il GAL, per esempio, mi pare ci sia stato un bando che era specifico per la vendita di prodotti agricoli o biologici o comunque locali, qualche tempo fa, 3 anni fa almeno. Nella vecchia programmazione probabilmente, però era del PSR. Non PSR? Sì, PSR. Ecco il discorso, mentre invece in ambito locale era relativo all'artigianato, il bando di ora. Eh sì, e puntualizzo proprio perché l'artigianato però non era quello che molto spesso si intende da noi, quindi la trasformazione dei prodotti agricoli, perché il GAL va ad agire su un territorio rurale, sì, che nella fattispecie il territorio di Brindisi è un territorio agricolo, la piana brindisina è per vocazione una piana di agricoltori, agricoli e anche pescatori, io vengo da Brindisi quindi so che cosa significa. Purtroppo c'è un allegato che vincola tutti i bandi del GAL tra dei Messapi, a cominciare dalle aziende agricole che hanno dei bandi destinati proprio a loro e a finire agli artigiani, che non permette il finanziamento dei consueti prodotti agricoli, a cominciare dai seminativi a finire addirittura anche alla canapa o a fibre tessili particolari. Questo perché, dicevo, perché il GAL si occupa del territorio rurale, e per rurale non intendiamo solo agricolo, perché il territorio agricolo è il territorio che tutti sappiamo legato alla vita della campagna e dell'agricoltura. Per quanto riguarda invece il mondo rurale, noi agiamo a 360 gradi su quei territori che la zonizzazione nazionale chiama di fascia con difficoltà di sviluppo endogene. E in questo caso, in questo senso, entriamo anche nei centri storici. Quindi i nostri interventi sono atti a finanziare anche degli artigiani che lavorano le tradizionali materie prime che si trovano per tradizione sul territorio, a cominciare dal legno, dalla pietra, dall'argilla, da materiali ferrosi. Ecco, in questo caso agiamo come interventi sull'artigianato, sia sulla produzione che sulla commercializzazione. Oltre a questo, come dicevo prima, non agendo solo sul territorio agricolo, ci sono dei finanziamenti pensati a migliorare la qualità della vita nei territori urbani, diciamo in qualche modo anche le zone urbane, sempre riferite alle aree rurali, come i servizi alla popolazione locale.
per creare ad esempio servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, servizi di aggregazione sociale come ludoteche piuttosto che servizi attinenti al tempo libero, luoghi per creare dei corsi di formazione artigianali piuttosto che imparare a utilizzare anche nuove tecniche legate all'informazione, quindi all'agricoltura, sapere utilizzare degli strumenti tecnologici che oggigiorno fanno parte della nostra vita, ma che presi di coscienza da parte degli imprenditori agricoli probabilmente riuscirebbero anche a dare degli strumenti diversi a quelle realtà che per vocazione hanno un'età media oltre over 60 in qualche modo. Comunque riprendo le file del discorso. Il GAL è un organismo che oltre a emanare bandi e essersi candidato nel 2009 per gestire una piccola fetta del PSR, che è il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, con il suo piano di sviluppo locale, il PSL, sono degli acronimi molto vicini, ma uno è il dettaglio il secondo è il dettaglio del primo. Con il nostro PSL abbiamo scritto, ed è pubblicato online sul nostro sito Terra dei Messapi, come il GAL Terra dei Messapi intende gestire l'offerta turistica del territorio Terra dei Messapi. Qual è il territorio Terra dei Messapi? Anche se abbiamo la sede a Mesagne, noi abbiamo come territori di riferimento 8 comuni che vanno da Torchiarolo fino a Francavilla e nella specificità sono San Pietro, Cellino, San Marco, San Donaci, San Pancrazio, Mesagne, Latiano e Francavilla, compreso Torchiarolo. Quindi abbiamo un territorio abbastanza vasto, perché già nello studio del territorio, non so se qualcuno di voi si è avvicinato nello studio del territorio o ha a che fare con lo studio del territorio, il territorio è una composizione innumerevole di variabili che cambiano giorno dopo giorno, e anche se lo sforzo nostro è quello di analizzarle nella totalità, non riusciremo mai a comprenderne il verso a 360 gradi in maniera molto chiara. Il GAL adesso passa da una fase strategica, quindi in cui abbiamo fatto animazione, comunicazione, informazione sui bandi e su quelle che erano le possibilità per le imprese agricole, per le imprese artigiane, per le attività di ricettività minore come gli affittacamere. Un bando era destinato anche all'apertura di nuovi affittacamere o al finanziamento di No, bed and breakfast no, perché bed and breakfast sono una tipologia di ricettività minore che si può condurre anche in forma privata, mentre noi finanziamo imprese, esclusivamente imprese, quindi a meno che il bed and breakfast non si volesse costituire in forma societaria, però diciamo in qualche modo il bando era espressamente per affittacamere o case vacanze. Dicevo, quindi dopo una certa dispendio di risorse e di energia per informare il territorio delle potenzialità che c'erano e che ci sono ancora, e se volete dare un'occhiata su tutti i bandi che ci sono su terrademessapi.it, viene aggiornato quotidianamente, speriamo di avere anche un sito più aggiornato a breve, stiamo passando nella fase operativa. Come? Adesso abbiamo in cantiere circa 70 interventi tra agriturismi, masserie didattiche, fattorie sociali, affittacamere, artigiani vari che hanno fatto richiesta e che sono in fase di valutazione presso i responsabili di misura del GAL, e anche altre tipologie di restauro e conservazione di monumenti e immobili storici o di pregio culturale, artistico in qualche modo. Adesso stiamo aspettando che questi cantieri si chiudano per tracciare il nostro itinerario, i nostri itinerari, e mi collego al discorso che si faceva prima. Se ci sono dei finanziamenti mirati a costruire degli itinerari, però abbiamo una difficoltà immane a capire quali sono gli itinerari migliori senza passare da quei diciamo, non so come definirli, da quelle distese infinite di impianti fotovoltaici, appunto, mi sono collegato proprio al suo discorso, noi facciamo fatica a creare delle linee, insomma delle traiettorie che possano collegare diversi comuni, perché ormai tutte le vie principali che collegano Mesagne ai comuni limitrofi, salvo forse Latiano, hanno dei campi immensi di fotovoltaico.
stiamo cercando di risolvere questo problema andando a con la bicicletta, sì, no, veramente andremo con la bicicletta e cercheremo di fare, diciamo, gli itinerari migliori, anche perché poi il governo non si è preoccupato neanche di attenzionare le aziende beneficiarie di questi finanziamenti affinché si preoccupassero almeno di curare la parte esterna. Non dico la cosa migliore sarebbe stata magari l'installazione su delle serre, come è avvenuto altrimenti, però comunque sempre c'è, ma almeno delle siepi o un'attenzione verso il passaggio di un eventuale turista non c'è stata assolutamente, e che adesso ci dobbiamo fare, diciamo, a pugni con questa realtà che ogni giorno è un pugno nell'occhio. Personalmente la giudico così, poi è normale che è stata sicuramente un'opportunità per il territorio, probabilmente se ne è abusato e probabilmente anche nella nostra zona nel particolare ci sono state eccessive concessioni di questa tipologia. Per carità, adesso ce l'abbiamo, andiamo avanti, non voglio fare assolutamente un processo alle intenzioni, perché sicuramente ripeto, ognuno poi ha le proprie idee ed è giusto che le mantenga. Ora io vorrei sfruttare innanzitutto questa occasione per far conoscere il GAL, perché ringraziando Legambiente che ci ha dato questa opportunità di essere qui in questa tematica che poi ci vede particolarmente coinvolti, vorrei sapere anche da parte vostra in merito a tutta un'attività che ci potrebbe essere sulla green economy, cosa ne pensate e che cosa si potrebbe anche fare in futuro. Perché il GAL, come altri organismi sul territorio, ha le potenzialità per sensibilizzare, per creare delle azioni di sensibilizzazione verso argomenti particolari. Ne cito uno per chi è magari nel campo della biomassa e nell'energia fotovoltaica, non per concentrare sempre le azioni sullo stesso tema, però qualche giorno fa venne a parlarmi di un progetto un ragazzo che ho conosciuto da poco, che sta cercando un'azienda finanziatrice, un'azienda mecenate che possa perseguire questa tipologia di intervento. Vi spiego che cos'è. Le centrali a biomassa sono di diverse tipologie. Una di queste, che ho provato a documentarmi, ma vorrei sapere qualcosa di più e spero di poter chiamare qualche esperto anche di conseguenza a questo bellissimo scenario sulla green economy, proprio per poter proseguire una tematica in linea con quello che è lanciata da Domenico Edmondo e tutto il Circolo Legambiente Mesagne, sulla pirolisi. Che cos'è la pirolisi? La pirolisi, da quello che ho capito, perché effettivamente è un discorso innovativo, nuovo, non è di facile reperimento, anche le informazioni, ma ci promettiamo di approfondirlo insieme a voi. La pirolisi è una tipologia di impianto a biomassa che è a impatto zero. Cosa voglio dire? Praticamente non c'è una... Oltre a non esserci emissione, non c'è una vera e propria termovalorizzazione, ma un processo biochimico che decompone esattamente i cippati, tutto il materiale di risulta dalla potatura, il materiale di scarto di un'impresa agricola media, che è concentrato in alcune macchine, in un impianto particolare che ha, probabilmente il dottore conosce già qualcosa, o comunque il tema è vago, ripeto, è nuovo, è un tema nuovo, però che sicuramente potrebbe essere sicuramente di impatto per un'azienda agricola media e sicuramente di notevole guadagno economico anche, senza deturpare il territorio o ledere l'ambiente. Questa pirolisi decompone questi cippati con un processo di decomposizione organica, quindi degli elementi, dei microbi praticamente, vanno a rosicchiare, a mangiare questo cippato, facendone alla fine del processo derivare del biocer, che sarebbe il carbone.
a tutti gli effetti carbone. Quindi il materiale che risulta da questa azione di pirolisi, le centrali a biomassa pirolitiche, non sono altro che carbone, che come tutti sappiamo per qualche informazione arrivata dalle scuole medie e dalle scuole superiori, potrebbe essere anche concime per la stessa azienda agricola. Quindi a quel punto l'azienda agricola che solitamente brucia i propri rami di ulivi tagliati, i rami delle vigne, potrebbe innanzitutto con quell'impianto a pirolisi scatenare un processo di alimentazione, quindi di generazione di energia, come un pannello fotovoltaico, un mini eolico a tutti gli effetti, e in più ricavarne anche un prodotto utile o alla vendita, perché può benissimo dotarsi di una macchina di impacchettamento e rivenderlo come carbonella, come la carbonella che andiamo a comprare al supermercato sotto casa, o addirittura spargerlo sul terreno per renderla più prolifera la terra. Cosa? Cogenerazione, vedi, questo è, ripeto, per me appena ho sentito questa tematica e mi fa piacere anche citare questa associazione che è nata da poco e che vorrei, prima ho visto un rappresentante, mi è andato via, Agriculture, che ha anche avviato dei progetti di orti sinergici e di agricoltura biodinamica, che porta avanti anche uno stile di vita abbastanza green a tutti gli effetti. Quindi mi fa piacere citarlo come buona pratica. Insieme a loro sto cercando anche di trovare il finanziamento adatto per rendere questa idea, perché non è un'idea innovativa, cioè nelle cooperative emiliane, venete e trentine esistono già da parecchio, probabilmente come sempre a cascata noi veniamo dopo, però non è mai troppo tardi. Ecco, in questo senso mi farebbe piacere se qualcuno di voi, e io sono pronto, la telecamera registra, perciò rimarrà agli atti, anche prendere dei vostri spunti per discutere di qualche tematica differente che ancora qui forse non è arrivata o avete sentito parlare ma che non sapete di preciso di cosa stiamo parlando. Produzione di detergenti bio allegri. Se le do il microfono forse riusciamo a dibattere insieme? O vieni qua? Certo. Assolutamente. Ci sono persone che comunque nel corso della loro vita incontrano problemi di tipo allergico, certo, sui prodotti alimentari, sui prodotti che usano per lavare dai panni alla casa, eccetera. Quindi anche il recupero di quelle vecchie tradizioni agricole delle nonne. Assolutamente. Assolutamente sì. Tra l'altro c'è un progetto in atto nel comune di Mesagne che spero vedremo i frutti entro l'anno prossimo, che si chiama Memoria Minerale, che oltre a raccogliere tutta una serie di testimonianze relative ai processi di commercializzazione, di produzione o di altre ricette tipiche, stanno raccogliendo anche tutte queste testimonianze dei vecchi metodi di un tempo che in qualche modo si vanno ad associare adesso nella prospettiva green, cosa che un tempo era semplicemente la normalità. Lavorativo nel mercato del lavoro. Si frequentano seminari dove imparano a produrre il sapone con le vecchie metodiche, sì, scusate. Usando la cenere, sì. Scusate, mi devo andare, buonasera. Dal legno unico, che si sa contiene molta saponina, quindi puoi produrre saponi estremamente delicati ed efficaci utilizzando producendo anche creme vegane, qualunque cosa che riguardi sia l'estetica ma anche la pulizia della casa, anche per alcune zone dell'interno.
utilizzando questi detersivi pionieri che pare abbiano un buon ritorno sia ecologico che una ex dipendente della L'Oreal, lei si occupava per la L'Oreal di formazione e di prodotti cosmetici. Lei sta implementando un progetto qua sul territorio nel settore del beauty, una cosa che non c'entra niente con questa, però nel senso che loro stanno mettendo su un ente di formazione, quindi io sono in contatto con questa, si è occupata, è una formatrice della L'Oreal e mi diceva che un'azienda vicina alla L'Oreal, ma che sta sperimentando questa cosa per la L'Oreal, loro hanno già un catalogo di prodotti cosmetici completamente bio, che addirittura possono essere ingurgitati senza alcun problema. La cosa, in teoria, uno penserebbe mai che la crema si può mangiare, però è una cosa avanti, molto avanti, già sperimentata in altre parti del mondo, però legata al discorso che facevo prima, nel senso che comunque la maggiore attenzione alle tematiche ambientali, quindi alle tematiche del benessere a 360 gradi, comporta che anche una multinazionale come la L'Oreal stia sperimentando questo tipo di soluzioni e quindi aziende satelliti in ambiti di nicchia già sperimentano questo discorso. È diventata anche una forma di lavoro. Assolutamente. Sono tristi. Sono tristi sicuramente. Vengono fatti con i prodotti, con quello che una persona si ritrova in casa, che sia frutta, verdura, dentifricio, e si sta riscoprendo in questo periodo di crisi, che può essere anche un periodo di opportunità forse, anche vecchi metodi che si usavano, che usavano i nostri nonni e le nostre nonne per vivere, diciamo, in simbiosi con la maggior simbiosi con la natura. All'epoca si faceva per un discorso di natura economica, poi dopo oggi siamo tornati alla stessa stiamo tornando alla stessa questione di prima, perché adesso diciamo in qualche modo io non dico che ringrazio la crisi, però in qualche modo la crisi oggi ha fatto sì che alcune teste tornassero nel nostro territorio, perché molti, anche persone che conosco che erano fuori, avevano avviato un'attività, avevano un impianto in nazioni delle più diverse, per colpa della crisi sono tornati, hanno portato il loro know-how acquisito da noi e stanno ripartendo da zero, ma con un ripartire da zero, dove tutti stiamo ripartendo da zero in qualche modo, e non è pessimismo, ma dobbiamo ancora arrivare allo zero assoluto, nel senso che comunque io ringrazio che ci sia questa crisi, perché da un certo punto di vista non mi avrebbe mai potuto permettere di conoscere delle persone, io parlo dal mio punto di vista personale, che veramente sul territorio hanno tantissimo da guadagnare. Io mi auguro solamente che il sistema territorio possa essere ridisegnato in favore di queste persone. E ci sono delle persone veramente, persone, ma anche entità, unioni di persone spontanee, che si sono ritrovate e stanno facendo veramente del bene. Mi auguro che noi, per quello che possiamo, faremo di tutto per valorizzarle, e se queste occasioni servono per fornire a voi e a chi verrà nelle prossime appuntamenti degli spunti di riflessione, anche per far accendere delle lampadine che magari non avreste mai potuto accendere se non aveste parlato con una persona o con un'altra, mi auguro che questi incontri possano fungere proprio da volano iniziale, come questi, tanti altri che comunque programmeremo insieme a Lega Ambiente, insieme alle università, insieme a Slow Food, insieme a tutti quegli enti che al momento sul territorio stanno cercando di far ritrovare una passione verso il chilometro zero, il prodotto tipico,
in breve, verso noi stessi. La cosa che dovremmo fare in primis ogni giorno, secondo me, la nostra storia, per valorizzare noi stessi, dovremmo andare veramente a ricercare un piccolo passaggio dall'acquisto al fruttivendolo e non al grande ipermercato, dall'acquisto al ristampare le fotografie, a non vederle più soltanto sul tablet, sull'iPhone o sul... Vabbè, questo forse è un punto di vista estremo, però io cerco con questo esempio di farvi capire che probabilmente ritornare a uno stile di vita della nonna forse ci farà guadagnare qualcosa e non è un passo indietro, forse eravamo andati troppo avanti vicino al burrone e noi stiamo tornando un attimo indietro. Ah, ecco, una decrescita felice potrebbe essere un ossimoro bellissimo. E vabbè, dipende dai punti di vista. Comunque, ripeto, stiamo attenzionando anche il tema del turismo sostenibile sul movimento lento, quindi in qualche modo il ritorno in bicicletta, sfruttare anche e valorizzare quelle organizzazioni che sul territorio si muovono da tempo, sulle biciclette, che si sgolano per far utilizzare questo mezzo in tutte le sfaccettature, dai bambini accompagnati alla scuola, alle ciclopasseggiate, all'alimentare un palco grazie al movimento di decine e decine di biciclette, un palco scenico, diciamo, teatrale. Piuttosto... Insomma, la bicicletta è un mezzo versatile, ce lo stanno facendo capire in tutte le salse. E il problema economico, diciamo, non ha assolutamente costi di mantenimento se non il cibo che mangiamo. Perciò voglio dire, ha impatto zero perché anzi ci fa tenere anche in forma, eccetera. Voglio dire, salvo chi per necessità lavora con la macchina, e non metto in dubbio che sia necessario, nei piccoli movimenti di tutti i giorni io invito anche voi a utilizzare questo mezzo. Diciamo, a parte a pedalata assistita sicuramente, ma si sta sviluppando anche lì tutto un business sulla bicicletta a pedalata assistita, che può supportare diverse tipologie di smartphone, piuttosto che avere degli accessi particolari e dei feedback che ti permettono di calcolare magari quanto stai consumando, eccetera, eccetera. Anche la bicicletta si sta evolvendo. Allora, da questo punto di vista cercheremo di creare anche degli eventi per capire e per aiutare queste persone che si stanno sgolando da anni, e forse prima che la crisi intervenisse sul mercato globale, che la bicicletta era un bene prima per noi e poi per l'economia mondiale. Io non volevo parlarvi del GAL perché il GAL, ripeto, oggi è un ente che si sta muovendo fortunatamente bene, anche se questo lo possiamo dire solamente a fine programmazione. Adesso possiamo solamente prendere questi dati che ci stanno arrivando dai progetti finanziati e ci fanno rendere conto che la nostra attività di animazione e informazione è arrivata all'obiettivo, quindi i finanziamenti ci sono, anche se stiamo cercando di reperire altri interessati, e quindi vi dico che tutti i finanziamenti del GAL al momento sono aperti e probabilmente saranno le ultime tornate di apertura, perché siamo a fine programmazione, 2013 finisce questa settennalità e si passerà alla prospettiva 2014-2020. Speriamo che tutti i GAL, perché in Puglia ce ne sono ben 25, possano continuare a vivere per permettere a tutto il territorio di avere il proprio finanziamento, la propria parte. Io dico sempre una cosa: se ci fossero enti come il GAL a gestire dei finanziamenti regionali mirati sul territorio di riferimento, oltre ad avere ciascuno di voi un supporto diretto, una faccia con cui parlare, un ufficio sempre aperto che vi risponde, e personalmente anche il mio numero personale, sfido a trovare un altro ufficio regionale che possa darvi questa disponibilità, ma perché effettivamente loro sono su altre prospettive, su altre tipologie, hanno tantissime cose a cui pensare. Diciamo, la dislocazione di questi finanziamenti nella piccola porzione di territorio permette sicuramente a noi
di essere in qualche modo i portavoce del territorio e alla regione di non avere migliaia e migliaia di chiamate per ogni piccola puntualizzazione, per ogni piccolo problema. Quindi speriamo che dalla prossima volta, diciamo, eventuali altri finanziamenti possiate venire a chiedere informazioni per altri finanziamenti al GAL e non direttamente alla regione. Ecco, questo è il mio augurio. Io ripeto, spero di essere stato sintetico. Se avete domande su qualsiasi cosa, siamo qui. Comunque i saponi bio allegri saranno presi in considerazione, come anche i prodotti bio. Per ogni nostra incapacità cerchiamo sempre una giustificazione. Dovremmo invece fare audire e capire che dobbiamo andare verso una nuova dimensione di vita e di progettualità. Quindi dovremmo capire che se quel tipo di lavoro che tu oggi stai facendo non va bene, non viene richiesto, non c'è richiesta, non c'è sbocco, perché comunque infine, per qualunque motivo esso sia, bisognerebbe capire che bisogna anche cambiare direzione, cambiare atteggiamento, avere una maggiore apertura mentale e culturale, quindi andare in una direzione diversa, che quella ecologica, come stanno facendo in tutte le nazioni occidentali, soltanto noi abbiamo sempre questo problema che non sappiamo come fare, perché nessuno ci dice come fare, gli altri non è andato a dirglielo a nessuno, si sono create le possibilità da soli, sperimentando, e quello che manca a noi come cultura italiana in genere. Mi permetto di puntualizzare, di spezzare una lancia a favore di questo discorso. Questo spetta all'uomo. La scelta di cui siamo dotati è un punto a nostro vantaggio, ma anche una lama a doppio taglio. E significa mettersi in gioco e rischiare, diciamo, il certo per l'incerto. Non ognuno di noi sarà capace a farlo. Ovviamente. E lì è la soluzione naturale, però lì entra in gioco la personalità di ognuno di noi. È normale che chi ha il coraggio di mettersi in gioco tante volte nella vita probabilmente non costruirà qualcosa di solido, però è meritevole di essere così considerato come una persona coraggiosa. Probabilmente troverà la strada giusta, prima o poi troverà la strada giusta, altri si accontentano. Altri vogliono accontentarsi. Proprio a questo, voglio dire, siamo giù al sud, abbiamo tante potenzialità non sfruttate. L'arte di arrangiarsi, secondo me, ci ha permesso di sopravvivere. Ma sopravvivere è una cosa che però. No, lo so, ma lo so. Cioè, sopravvivere sopportato è inquinare il nostro territorio, perché non abbiamo voluto innovarci. E quello è il problema, siamo obsoleti. Essere obsoleti significa anche inquinare il doppio. Ci sono ancora delle aziende qui da noi, anche agricole, che lavorano con metodiche di 50-60 anni fa, quando altre aziende in Emilia-Romagna, parliamo della Toscana, fanno lo stesso tipo di produzioni a impatto non dico zero, ma... No, allora qui... Vieni, No. Che il principio generale, ignorante nel senso noi, sì, sì, sì. Noi no? non attribuisco a vecchi sistemi. I vecchi sistemi erano frutto di quel tipo di ricerca, di quel tipo di studio. Secondo me bisognerebbe tenere presente ed è un discorso che non possiamo fare solo noi, ma un discorso che va avanti per le prossime generazioni, di tenere presente che il mondo in teoria dovrebbe essere lasciato migliore di come lo abbiamo trovato. C'è sempre qualcuno che in maniera semplice utilizza queste parole. Non l'abbiamo mai voluto farlo, quindi secondo me più che riarrangiarsi vorrebbe dire tornare a tenere presente delle cose che non avremmo mai dovuto perdere e che invece abbiamo perso. Secondo me, no? Per cui è un discorso molto più lungo. Sì, assolutamente, poi vabbè non è che si. Non ci. No, era. Fuori da un
Sì, diciamo che in questo caso bisogna stare attenti lì dove l'innovazione deve essere valorizzata e lì dove il tornare indietro alle metodiche della nonna è una... Stiamo andando nel particolare, cioè stavo viaggiando sul generale, era semplicemente... Appunto, è quello che dicevo. Certo. Però che hanno provocato, voglio dire, la cronaca spesso ne parla, problemi di tumori e questo incide sull'impatto ecologico, comunque non poco. Rossetti o smalti che sembrano delle lavorate, però fanno venire delle malattie di una serietà incredibile a donne e oggi anche uomini che per motivi di lavoro che devono utilizzare. Certo. Sembra giusto che mi fai uno smalto o un rossetto al piombo e io dopo qualche anno di utilizzo mi ritrovo con un tumore al viso. Cioè, il discorso green, come dicevamo prima, è a 360 gradi. Ci vuole una sensibilizzazione dell'uomo proprio verso l'attenzione anche, no? Al consumo. Consumo. Esatto. La produzione di prodotti bio a chilometro zero deve essere per la stessa attenzione anche su quello che noi mettiamo addosso, che siano i tessuti. Certo. E anche non finanziamo, che devo dire, progetti di cultura, se non abbiamo anche i ragazzini a pensare in maniera ecologica, difficilmente penso che poi tutti quelli che sono i progetti, che siano fotovoltaico intelligente, eolico o quant'altro, avranno ben poco utilizzo. Va bene, per quanto riguarda, prima di scappare tu, per quanto riguarda il discorso Galla e i suoi finanziamenti, ci siamo abbastanza, abbiamo dato un attimo un'idea di base, o avete bisogno di qualche, poi il Galla, orari del Galla? 8.30, 13.30, 15.30, 19.30, 20. Ed è qua dietro, lo conosciamo un attimo. Poi per cui loro sono sempre ma sono sempre attivissimi sul territorio, per cui assolutamente. Per il resto io volevo invitarvi per i prossimi incontri. Nel prossimo incontro vedremo fra le più belle realtà di ciò che il biologico, parlavamo di agricoltura eccetera. Alcenero, che è una delle realtà a livello nazionale forse più importante che possiamo avere, quindi parleremo di questa esperienza di un'azienda che in questo settore è riuscita a fare qualcosa di molto, molto strutturato e molto grande e molto ben ramificato nel territorio. Avremo anche Libera Terra e quindi parleremo anche di questo tipo di esperienza per dare, come dicevo all'inizio, degli spunti e delle idee, delle normative di base su questo settore per chi voglia in qualche modo investirci e vedere, avere una minima luce sul discorso, perché anche come diceva Massimiliano, ho i finanziamenti e così vedremo anche negli altri settori. Purtroppo, un po' perché siamo in Italia ed è così, un po' perché ci sono davvero tante cose tanta carne da mettere sul fuoco e tutte le informazioni sono davvero molto vaste. Noi cerchiamo di darvi e cerchiamo di darci anche, nel senso che noi questo corso si chiama Laboratorio dal Basso proprio per questo, perché parte su una nostra voglia di sapere, noi dal punto di vista di Lega Ambiente, aperta a chiunque abbia voglia di informarsi in questo settore. Speriamo che siate sempre più numerosi e di darvi più input possibili. Noi, la nostra sede, siamo a Mesagno in via Epifanio Ferdinando 189, vicino all'ex ospedale, diciamo. In qualsiasi momento siamo sempre aperti lì per qualsiasi tipo di informazione.
Se per voi è stato, possiamo concludere, io vi saluterei e vi invito per la prossima volta. Buona serata.